doppio incontro con gli studenti molisani oggi per il presidente del Senato Pietro Grasso, arrivato in mattinata a Campobasso. Una giornata, quella odierna, interamente dedicata al tema della legalità, come da programma stilato dall'ufficio scolastico regionale promotore dell'evento. Prima di entrare al Teatro Savoia per assistere al monologo Per non morire di mafia, il presidente Grasso si è intrattenuto a lungo con le autorità locali, in particolare con il governatore Frattura, con il sindaco di Campobasso Battista, con il prefetto Di Menna e con la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini. Seconda tappa della visita di Grasso in Molise, l'Istituto Petrone. I carabinieri di Termoli hanno arrestato un 26enne di San Severo in provincia di Foggia per furto aggravato. Il giovane aveva rubato una BMW nella città adriatica clonando i codici di apertura dell'auto in una nuova chiave elettronica. Poi, sfruttando un disturbatore di frequenze che ne impediva la localizzazione, ha tentato di scappare. I militari però, dopo un inseguimento sulla statale 16, lo hanno fermato ed arrestato. I carabinieri dunque sono riusciti a bloccare il 26enne nonostante il tentativo di fuga del giovane, che aveva attivato il disturbatore di frequenze in grado di isolare la rete di telefonia mobile, impedendo nel contempo la localizzazione precisa della berlina. Dopo la convalida dell'arresto, il giovane ladro è finito ai domiciliari. Ieri pomeriggio, nella sede del Comune di Pozzilli, l'incontro organizzativo promosso dalla Regione per iniziare a dialogare sugli interventi programmabili in materia di viabilità, tappa fondamentale del percorso sulla pianificazione delle opere da realizzare grazie ai fondi del Patto per il Molise. Alla riunione, in rappresentanza della Regione, ha preso parte l'assessore ai lavori pubblici Pierpaolo Nagni, che ha incontrato numerosi sindaci della provincia di Isernia, amministratori e tecnici comunali. A fare gli onori di casa, il primo cittadino di Pozzilli, Stefania Passarelli. Si è dunque parlato di progetti comuni che dovranno essere mirati e concreti. Mediante le infrastrutture stradali, ha spiegato l'assessore Nagni, si potranno risolvere diverse problematiche e consentire al Molise di progredire in diversi settori, non ultimo quello del turismo. Si avvia alla conclusione il processo per la vicenda del presunto ricatto al governatore del Molise Frattura, che vede sul banco degli imputati la giornalista Manuela Petescia e il magistrato Fabio Papa. Il 7 novembre ci saranno le dichiarazioni spontanee degli imputati, infine il 5 dicembre le repliche e la sentenza. Intanto, nell'udienza di ieri presso il Tribunale di Bari, sono terminate le arringhe dei legali difensori, gli avvocati Paolo Lanese e Arturo Messere. Entrambi hanno chiesto l'assoluzione per i loro assistiti perché i fatti non sussistono. Anche Campobasso e Isernia rientrano tra i progetti di riqualificazione riferiti al bando sulle periferie urbane. Lo comunica il presidente dell'ANCI Molise, Pompilio Sciulli, dopo l'annuncio fatto dal premier Renzi all'assemblea ANCI di Bari. Il presidente del Consiglio ha infatti affermato di innalzare la dotazione finanziaria a 2,1 miliardi di euro, ovvero la cifra chiesta dai comuni per finanziare i loro progetti. Il premier ha dunque fatto sapere che dopo un'intesa con il CIPE, il governo inserirà nella prossima legge di stabilità le risorse per finanziare tutti i progetti sulle periferie avanzati dalle singole amministrazioni comunali entro il 2017. La provincia di Campobasso ha un nuovo statuto. Il documento è stato approvato ieri pomeriggio nel corso dell'assemblea dei sindaci della provincia. 41 gli amministratori, tra sindaci e vice sindaci, presenti. L'incontro ha fornito al presidente Antonio Battista l'occasione per presentare il nuovo consiglio provinciale all'assemblea dei sindaci e per dialogare con gli amministratori presenti, chiedendo loro di esporre le problematiche che attanagliano i comuni, specialmente quelli delle aree interne. Buone notizie infine anche sullo stato delle casse dell'ente. A quanto pare rassicurazioni sono state infatti fornite sul bilancio del 2016, che chiuderà in equilibrio. Mantenere in vita le scuole e avere edifici più sicuri sono gli obiettivi alla base della realizzazione del nuovo polo scolastico intercomunale di Castel Pretroso, che raggrupperà gli alunni della scuola media primaria e secondaria di primo grado di 5 comuni: Castel Pretroso, Santa Maria del Molise, Cantalupo nel Sannio, Rocca Mandolfi e Pettoranello di Molise. Il primo lotto è pronto e sarà inaugurato domenica prossima, 23 ottobre, alle 16. L'opera è stata realizzata nell'ambito di un finanziamento regionale e da un cofinanziamento comunale per un importo totale di 1.700.000 euro.